È l'esordio casalingo per il Milan di Susan Bakker e l'occasione per la Fiorentina di andare a punteggio pieno dal campo centrale del centro sportivo Puma House of Football. Un caro saluto e buon divertimento. Rubio di prima, con calma. Milan è una squadra che nella prima giornata ha avuto il più alto possesso palla, grandissima sventagliata, perfetta per Angelica Sofia, che va a puntare feo. Lo spunto di Sofia sul fondo, il pallone dietro resta lì, vantaggio del Milan con Ige che la sblocca al secondo minuto, la sblocca subito il Milan con il gol di Ige, il primo in campionato, il primo in campionato del Milan. Ige da Marinelli, poi Ige, pallone dietro di prima intenzione, Shante Dompig, ma è Bredgar che continua a palleggiare, lo fa bene passando da bocchetta a catena con grande qualità. Conclusione improvvisa, arrivo all'Eurogol della Fiorentina che trova il pareggio con Bredgar che aveva segnato nella prima giornata l'unico gol della Fiorentina in campionato contro il Napoli. Raddoppia per quanto riguarda il bottino personale Bredgar con un Eurogol, la pareggia così. La giocatrice libera sulla prima pressione, ecco che parte adesso la pressione, arriva saltare la prima fase di pressing, grandissima giocata di Carcesca che controlla orientando bene. Feo su Dompig, resta fuori al cuore dell'area di rigore Carcesca che deve riconquistare. Sofia cambia con una grande giocata, controllo e tiro, ma lo stop di Marinelli è qualcosa di dolce, importante a Firenze. Raccoglie Marinelli, può guardare la porta avversaria. Gloria Marinelli fa tutto da sola, il mancino è centrale e allora blocca estremo norvegese della Fiorentina. Adesso Bocchete aspetta quasi l'avversario. Bredgar, catena di prima, un pallone illuminante, tocca con il braccio in maniera anche abbastanza evidente. Calcio di rigore per la Fiorentina, è scivolata Shante Dompig che ha toccato con la mano il pallone, dice involontario, era a terra Laura Giuliani, il tocco era abbastanza evidente. Dal dischetto parte Vero Bocchete contro Laura Giuliani, arriva il vantaggio della Fiorentina, mano in faccia, polpo alla galiziana, gol dell'ex. Vero Bocchete porta avanti la Fiorentina che la ribalta al minuto 31 con il più classico dei gol dell'ex con Vero Bocchete. Milan 1, Fiorentina 2. Catena, mancino centrale, era la Fiorentina a rendersi pericolosa. Prova la chiusura Rubio, catena, Schnerle a campo, lo vuole prendere, alza la testa Bonfantini, aspetta questo pallone, lo riceve Bonfantini, controlla a tagliare l'avversario, la conclusione in due tempi, Laura Giuliani anticipa da Giuliani, si deve muovere ed alzare per forza così la Fiorentina con la pressione di Bredgar che ancora ringhia e riconquista un altro pallone. Bredgar guarda in area di rigore per catena, chiude per un attimo, poi arriva la conclusione d'improvviso da dietro da parte di Schnerle. Filangieri altissima, la difensore centrale ad accompagnare armonicamente la Fiorentina che sta suonando una buona musica. Arriva sul fondo, troppo solitaria, colpo di testa sul secondo palo, ben appostata a catena Emma Severini. Partita monumentale del 21 che perde però un pallone che può cambiare anche la sua partita, ma non solo, la smanaccia l'estremo viola, la conclusione, colpo di tacco di Carcesca, prova il tacco due volte la polacca col numero 10 Schnerle. E arriva qui il triplice fischio, la Fiorentina supera il Milan 2-1 grazie alle reti di Bredgar e Bocchete che ribaltano il gol iniziale di Ige. La Fiorentina